Amiche e amici del web, ben ritrovati anche per la stagione 2015-2016 con il consueto punto sulle partite del Perugia Calcio da parte di Marco Bertolini. Chi ben comincia a metà dell'opera non sarà proprio così, ma il Perugia riparte nella stagione di Serie B con un successo casalingo per 2-0 contro la neopromossa Como e in qualche modo rispecchia il ruolo di favorita che anche gli addetti ai lavori, se non in misura straordinaria, hanno dato in vista di questo nuovo campionato cadetto. Lo fa al termine di una partita non entusiasmante ma ben condotta dalla squadra di Bisoli, che già ha inculcato la sua idea di calcio e soprattutto il suo pragmatismo ai grifoni. Grifoni cinici e spietati, bravi a sfruttare due importanti situazioni di gioco con Del Prete e Ardemagno, già due protagonisti di questa squadra, insieme a Salifu e Rizzo, autentici baluardi davanti alla difesa che hanno dimostrato di essere già in condizione ottimale per affrontare una stagione lunga e dura come quella che si preannuncia per il Perugia. Dicevamo un incontro non entusiasmante, ma vuoi anche perché siamo a inizio di stagione, quindi sicuramente anche la condizione fisica dovrà migliorare. Bisoli è partito con il modulo annunciato 4-2-3-1 con Del Prete, Volta, Rossi e Spinazzola, tra l'altro terzino sinistro, appunto dicevo Rizzo e Salifu davanti alla difesa, sulla tre quarti Lanzafame, Di Carmine e Fabinho con Ardemagni unica punta. E il Perugia all'inizio ha faticato a prendere il bandolo della matassa del gioco, poi piano piano è uscito alla ristanza, ha guadagnato metri e si è reso protagonista pericoloso soprattutto con Del Prete, autore di sgroppate straordinarie sulla corsia di destra, non finalizzate a dovere dai propri compagni, ma allo scadere proprio l'esterno biancorosso su uno schema perfetto da calcio di punizione laterale ha messo in rete l'assist di Rizzo con una bordata da fuori area che ha trafitto Crispino, il portiere lariano Crispino. Nella ripresa il Perugia ha controllato senza correre particolari pericoli e dopo aver sfiorato il raddoppio con Di Carmine che si è divorato una occasione colossale, imbeccato ancora dallo scatenato Del Prete con un cross al bacio al centro dell'area piccola, parato da Crispino. Poi con l'ingresso di Della Rocca per Fabinho, Bisoli è passato al 4-3-3 e pochi minuti dopo, al 28esimo, in contropiede, arma che piace tantissimo alla squadra biancorossa, Ardemagni ha trafitto con un delizioso pallonetto il portiere lombardo, dando così la rete del 2-0 definitivo, anche se poi nel finale qualche brivido su soprattutto calcio piazzato per i biancorossi, che però hanno ben controllato. Dicevamo le note positive, Salifu, Rizzo e Del Prete su tutti, ma lo stesso Ardemagni in rete già alla prima occasione, bravo subito a sfruttare le sue doti realizzative e soprattutto la solidità di una squadra che ha badato soprattutto al sodo, rischiando pochissimo, è vero, contro un avversario non irresistibile, ma siamo pur vero anche all'inizio del campionato e quindi ogni giudizio ovviamente va preso con le molle e deve solamente servire da pura indicazione. Ecco perché per noi diciamo che oggi non ci sono piaciuti Di Carmine e Spinazzola, ma ci auguriamo di essere smentiti già magari dal prossimo incontro in trasferta in quel di Pescara, che si annuncia già impegnativo, visto anche le quattro reti subite dagli abruzzesi nella prima giornata di campionato. Dicevamo da rivedere anche un po' la fluidità della manovra, che soprattutto complice la non perfetta condizione di qualche interprete è stagnata spesso nella tre quarti avversaria, però nonostante questo possiamo dare un giudizio più che positivo e poi diciamolo sinceramente, quello che contava era partir bene, è una vittoria 2-0 che dà entusiasmo, probabilmente anche qualche abbonamento in più che non guasta e quindi linfa nuova per il campionato e anche le casse societarie in attesa che
Bisoli, trovi magari con il recupero di qualche interprete oggi neanche convocato o non al meglio della condizione, la giusta quadratura del cerchio di una squadra che comunque ci è apparsa abbastanza calata nel campionato difficile e impegnativo come quello cadetto, ma che, come dicevamo, l'importante è stato partire bene e vincere da subito, e questo i Grifoni lo hanno fatto meritando in pieno il 2-0 finale. Quindi non ci resta che attendere ora il prossimo impegnativo trasferta di Pescara contro gli abruzzesi, a Marcord terribile dell'epilogo della scorsa stagione, occasione per rifarsi da subito e soprattutto per dare già un'impronta a questo campionato. Da Renato Curi è davvero tutto, un saluto e un abbraccio da Marco Bertolini.